Che succede, Antonio? Il primo carro si è impantanato. Ci sarà almeno un palmo di fango. Avremo bisogno di molti uomini per poterlo tirare fuori. Va bene, diamoci da fare allora. No, no, per carità, resta qui al riparo e non uscire allo scoperto. Questa zona è piena di indios. Neanche per sogno, non vorrei che stia con le mani in mano quando il circo è in pericolo. E poi io non ho paura di nessuno, tantomeno degli indios. Guarda, guarda, guarda! Si sono fermati. Si è impantanato un carro. Shinty, dobbiamo fare qualcosa. Qualcosa? E cosa avresti in mente? Di aiutarli, no? Da soli non ce la faranno mai, staranno lì tutto il giorno. No, no, scordatelo, non possiamo. Indio stupido e vigliacco, io sì che posso. No, sta giù, fermati, si spaventeranno. Appena ci vedono penseranno che vogliamo assalirli e cominceranno a spararci addosso. Non avremo neanche il tempo di spiegare che vogliamo soltanto aiutarli. Siamo indios, non lo dimenticare. Per quella gente non siamo altro che dei selvaggi. Non ci ha perso di smuoverlo. Siamo in un bel guaio, Milagros. Avanti, proviamoci ancora, forza. Un'altra volta? Sì, un'altra volta. Avanti. Milagros ha ragione, proviamo un'altra volta. Avanti, forza. Forza. Ce la dobbiamo fare. No. Accidenti. È tutto inutile, dobbiamo chiedere aiuto. Mattia, se vuoi posso fare un tentativo. E qui vicino dovrebbe esserci una fattoria. Va bene, è una buona idea, però sbrigati. Coraggio, padre. Non voglio vedervi triste. Risolveremo tutto. Se fossimo rimasti al paese, questo non sarebbe successo. Non è la prima volta che il mio circo ha seri problemi, però li abbiamo sempre superati. Nostro padre ha ragione, Damien. Non sarà certo un po' di melma a spaventare gente come noi. Ben detto. E non permetteremo che ci metta di cattivo umore. Ben detto. Santa Maria ci sta aspettando. Domenica? Domenica? Oh, benedetta donna, dove sarà andata? Ah, era ora. Non cominciate, madre. Ieri sera siamo stati ad una festa. Per questo mi sono presa la libertà di alzarmi un po' più tardi del solito. Buongiorno, Lucia. Buongiorno. Buongiorno, mia cara. Prima ti cercavo. Ero andata in giardino. Sono sbocciati dei piccoli ranuncoli meravigliosi. Sai quanto mi piacciono i fiori? Come siamo poco cortesi. Cominciamo a fare colazione senza aspettare tuo padre. Grazie. Si vede che ha bisogno di riposare ancora un po'. Ieri sera era stanchissimo. Ah, grazie. Certo, il nonno lo dice sempre. Non ho più l'età per certe cose. Emanuele, padrone, non vi sentite bene? Signore Emanuele! Signore Emanuele, padrone mio! Aiuto! Aiuto! Signore Emanuele, che avete, padrone? Aiuto! Aiuto! Venite ad aiutarmi! Signore Emanuele! Oddio mio, Dio mio! Di sentire Domenica chiamare. No, io non ho sentito nulla. A quest'ora starà litigando con qualche mobile. Aiuto!
Aiuto! Il signor Emanuele sta male! Avevo ragione! Aiuto! Il padrone sta male! Aiuto! I 10 sacchi di semi sono già stati utilizzati. Soltanto 5. Dobbiamo ancora arare alcuni ettari di terreno, così useremo i rimanenti. Se ne sta occupando Catriel. Quel ragazzo. Nessuno lo eguaglia. Padrone, dovevate vederlo ieri come maneggiava l'aratro. Sembrava che non avesse mai fatto altro in vita sua. Perdonate, padrone. Sì? Qui fuori c'è un uomo che dice di aver bisogno di aiuto. Cosa gli è successo, Rosalinda? È in viaggio con la carovana di un circo e dice che uno dei carrozzoni è rimasto bloccato nel fango, poco distante dalla tenuta. Oh, poveretti, bisogna fare qualcosa per loro. Che cosa succede? Ah, Catriel, meno male che sei in casa. Della gente che viaggia con un circo ha avuto dei problemi lungo il cammino. Sì, sono rimasti impantanati nel fango. Nel fango? Mm-hmm. Allora dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo aiutare quella gente. Vai a prendere i due buoi più forti e delle corde robuste. Sì, Catriel. Ti accompagno. No, no, non ce n'è bisogno. Anzi, io preferirei che voi organizzaste una buona cena. Non so perché, ma ho la sensazione che questa sera faremo festa. Molto bene. Cavalli, devi occuparti dei cavalli. Non faticate, padre. Riposate, riposatevi, prego. Maria, sei tu, tesoro sì. mio. Figliola, sì. Di alla mamma di non preoccuparsi, sì. che non è niente. Domenica, va a chiamare il dottore. Sì. Sbrigati. Sì. Non vi affaticate, padre. Per favore, cercate di riposare. No, figliola, non posso stare a letto. Devo controllare gli animali. Non posso riposare. La tenuta non va avanti da sola, figlia. Non va avanti da Siamo sola. Siamo a casa nostra, padre. Siamo a Santa Maria. Santa Maria. Lucrezia. Oh. La casa di Lucrezia. La casa di Lucrezia. Nonno, vi prego, non parlate così. Adesso viene il medico, per favore. Vittoria. Figlia. Nonno, io sono Lucia. Sono Lucia, vostra nipote Lucia. Nonno, vi prego, non parlate così. Per favore, nonno, ve ne supplico. Non fate. Si preoccupi che andrà tutto bene. Bene mia, tesoro. Nonno, mi prego. Piccola mia. Forza! Tutti insieme, forza! Forza! Dai un po' più di forza, avanti, proviamo ancora. Padre, vi posso aiutare? Dai, vieni qui. Ti ringrazio. Lasciate perdere, però, questo carrozzone non ne vuole proprio sapere. È inutile, Milagros. Padre, non dovete disperare. Antonio è andato a cercare aiuto. Adesso arriverà. Avanti, proviamo ancora. Coraggio! Coraggio! Padre, guardate, laggiù, verso il fiume. Vengono ad aiutarci. Ringraziamo il cielo. Con tutta la pioggia che è caduta. Andiamo.
Grazie a Dio ho trovato una fattoria qui vicino. Questi uomini ci aiuteranno. Sono Mattia, il proprietario di questo circo. Grazie per essere venuti. Non occorre che ci ringraziate. Bene, allora mettiamoci al lavoro. Dicono che queste terre sono molto pericolose. Sì, non mi piacerebbe passare la notte qui. Perché non sistemate i buoi davanti al carrozzone? Sarà fatto, non vi preoccupate. Conosciamo bene il nostro lavoro. Allora dite al vostro indio di portare avanti gli animali. Perdonate, signorina, ma lui non è... No, non preoccupare. Io capire. Kalewen. Che cosa ha detto? Se non mi sbaglio, ha detto Kalewen. E che cosa vuol dire? Beh, se non mi sbaglio, credo che voglia dire nervosa, arrabbiata. Una ragazza risoluta, vero? Proprio così. Conosco quel genere di donne. Queste terre ne hanno viste molte così coraggiose. Pa! Pa! Ha! Come sta mio nonno, dottore? Ditemelo. Calma, figliola, calma. Bisogna essere forti. Madre. Madre. Hai sentito tuo padre, Lucia? Bisogna essere molto forti. Dobbiamo essere forti. Lasciate perdere quei conti, padrona. Per quanto sommiate e risommiate, i numeri sono sempre quelli. Sì, hai ragione. Però io non sono il tipo che si rassegna facilmente. Questi conti devono tornare. Proprio così. Forse è questa la risposta. Sai, io non sono mai riuscita a capirti fino in fondo, ma adesso meno che mai. Mi riferivo alle parole che avete appena detto. Allora? Dovete tornare. Tornare? Tornare dove? Dove mai potreste tornare, padrona? Lo sapete meglio di me, a casa vostra. Ti avevo detto... Sì, sì, lo so che questo è un argomento proibito, ma se voi dovete trovare una sistemazione per vostra figlia e non avete i soldi per una casa decorosa, allora vi converrebbe tornare a casa vostra, da vostro padre. Lo dico perché sarebbe la cosa più assennata. Io non chiederò mai perdono, né elemosina. Non tornerò mai da chi mi ha scacciata. Ti proibisco di parlare ancora di lui. A meno che non sia per annunciarmi la sua morte. Sono stata chiara. Ho visto spesso questi sintomi in persone di una certa età o in persone che avevano subito gravi lesioni alla testa. Purtroppo non posso fare molto affinché recuperi il senno, né posso assicurare per quanto tempo ancora resterà così, né quanto tempo gli resta da vivere. Mi dispiace. Soffrirà molto. Non siamo in grado di saperlo. Però, personalmente, credo che queste cose non arrechino dolore. Soltanto l'angoscia di non poter riconoscere né la sua casa né le persone care.
Ma smettila, Domenica. Non hai ancora capito che il nonno non ha la febbre? Lo so bene. Non sono una stupida, però non posso stare senza far niente. Mia figlia ha ragione. Togli questa cosa, Domenica. Mi dà fastidio a me. Anche questa volta. Vittoria ha ragione. Io devo parlare con Carlotta. Figliola, va a chiamare tua madre. Devo parlare con lei. Dobbiamo fare i preparativi per il fidanzamento di Maria. Deve andare tutto molto bene. I Lecce sono persone molto formali. E va a cercare tua sorella. Maria si sarà nascosta in qualche angolo a piangere. Dille che deve stare tranquilla. Dille che va tutto bene. Dille di non preoccuparsi. Va, figliola. Sì, vai, sì. Figliola, vai. Va bene. State tranquillo. Andrò a parlare con mia sorella. Siamo abituati a lavorare con gli animali. Possiamo ripartire. Santa Maria ci sta aspettando. Siete diretti a Santa Maria? Proprio così. Però, ascoltate, stavo pensando a una cosa. Perché non vi fermate a cena con noi? Naturalmente insieme al vostro amico Indio. Ci accampiamo qui per la notte. E tra poco, il profumo del minestrone che prepara mia figlia vi farà venire l'acquolina in bocca. Vi ringrazio, ma non posso assolutamente accettare il vostro gentile invito. Perché no? Perché i miei padroni non me lo permetterebbero. Anche perché vi devo riferire che siete tutti invitati a cena alla tenuta. Che ne dici, Catriel? Catriel molto onorato. Va bene, amico, se i miei figli non hanno nulla in contrario. Sarà solo per poche ore, papà. Domani dobbiamo partire molto presto. Sono qui, padre mio. Figliola. E tua madre? È andata in chiesa. Sicuramente sta pregando per me. Poverina. Volete che vi legga qualcosa? Che vi prepari una buona tisana calda? Figliola, voglio che tu rimanga qui, vicino a me. Dobbiamo parlare. Non voglio che ci sia tra di noi alcun motivo di rancore. Nessun motivo di rancore, padre. No, non è vero. Lo sai, Maria. Ieri mi hai parlato di un uomo. Mi hai detto che eri innamorata. Non parlate di questo, padre. Appartiene al passato.
Allora, hai capito? Hai capito? Che Guglielmo è la persona più giusta per te. Cercherai di dimenticare quel tenente, vero? L'ho già fatto, padre. L'ho già dimenticato. Capitano Monti! Capitano Monti! Che succede, soldato? Perché gridate tanto? Non vi allarmate, capitano. Allora, parlate, cosa c'è? Vostro figlio. Vostro figlio è appena tornato. Mio figlio. Vedo che non l'avete persa, l'abitudine di cantare. Augusto! Madre mia, che grande gioia rivedervi, madre. E mio padre? Figlio. Sì, sì. Augusto. Augusto. Che gioia. Figlio. Andiamo a bere qualcosa, eh? Io avrei la gola secca e molte belle novità da raccontarvi. Sì. Certamente, figlio mio. Certamente. Voi andate pure. Vieni. Andiamo, Augusto. Sì. Adoro l'assado, lo mangerei tutto. Scusate, stavo pensando, signorina, potrei avere l'onore di questo ballo con voi? Mi piacerebbe molto. Andiamo. Grazie. Grazie. Bravo. Bravissimo. Suona molto bene, eh? Sì, c'è davvero una bella atmosfera. Guardate laggiù, padre. Quello è l'indio che ci ha aiutati. Sì, e se non fosse stato per lui, figliola, saremmo ancora nei guai. Ma è molto strano. Che
Che cosa c'è di molto strano, Milagros? Che in questa tenuta gli diano così tanta confidenza. In fin dei conti, non è altro che un indio. Scusate, signorina, a quale indio vi riferite? Vieni. Comodi, comodi. Due bicchieri di acquavite, per favore. Accidenti, Augusto. Quanto tempo è passato. Vedo che sei diventato un vero soldato. E voi? Come state? Bene. La vita di sempre. Forse un po' più tranquilla negli ultimi anni. Ma sempre vicino a tua madre, come dal primo giorno. Cos'altro posso dirti? No, parliamo invece di te, eh? Mi sembra più giusto. Ultimamente mi sono giunte delle voci. Pare che tu stia facendo una grande carriera nell'esercito, a passo di carica, eh? Non vi sbagliate. Sto guadagnando terreno giorno dopo giorno. Mm-hmm. E inoltre c'è un incarico nella guardia del governatore che mi sta aspettando. Nella guardia del governatore? Sì, proprio così. Però abbassate la voce. È una notizia ancora riservata. Starò qui per poco tempo. Dopodiché partirò per Santa Maria. Finalmente assumerò l'incarico di fiducia che ha voluto affidarmi quel grande patriota. Consideri un patriota quell'uomo? Non ho voglia di discutere con voi, padre. Ti ho fatto una domanda, Augusto. Sì, io lo considero un patriota. E mi sentirò orgoglioso di stare al suo fianco per difenderlo. Immagino tu sappia quali rischi corri. Ma naturalmente. E nonostante tutto vuoi andare lì, a fargli da scudo con il tuo corpo. Sentite, padre, io non la penso come voi, e questo lo sapete. Agisco così soltanto perché lo ritengo giusto. È una cosa che nasce dal cuore. Rispondi alla signora. Sì, mi riferivo appunto... Ah, sta venendo. Catriel. Indio buono. Indio aiutare noi del circo. Tutti essere riconoscenti. Indio buono. Indio parlare poco. Che cosa avete, signorina? Perché gli parlate così? Mio figlio ha ricevuto un'ottima educazione. Vostro figlio? Proprio così. Mio figlio, Catriel. E perché non me l'avete detto subito? Non me ne avete dato la possibilità. Sentite. Figliola, ascolta, figliola. Si è trattato semplicemente di un malinteso. È acqua passata. Vostro padre ha ragione. Permettetemi di dirvi che mi sento onorato di avervi ospite qui alla tenuta. Con permesso, signora. Madre, posso entrare? Sì, Lucia. Vieni. Vi devo parlare, madre. Ti ho
ascolto. Il nonno è molto malato, ma non avere paura. Il Signore lo aiuterà a guarire. Voi sapete che questo non è vero. Sì, lo so. Ma ho bisogno di illudermi che sia vero. È così triste perdere i genitori. E io li ho persi quando ero molto piccolo. Ma Dio ebbe pietà del mio dolore e mi diede questa nuova famiglia. Io non potrei sopportare di restare di nuovo sola. Papà Emanuele. Mamma Carlotta. E Vittoria. Mia sorella Vittoria, sì. So che non volete che parli di lei. E tantomeno davanti al nonno. So anche che mio padre non vuole neanche sentir pronunciare il suo nome. Quel poco che so me l'ha detto domenica. Io avrei voluto parlarti di Vittoria, se per me non fosse tanto doloroso. Non ho mai smesso di volerle bene. Mai potrò dimenticarla, mai. Non potrò darmi pace per la sua scomparsa. Ma la vita continua. E devo pensare a te. A te, figlia. Sei tu il nostro futuro. Se non volete parlarmi di lei, non lo fate. Ma vedete, il nonno insiste a chiamarmi Vittoria. E mi ha detto delle cose. Sì, delle cose. Cosa ti ha detto? Mi ha chiesto di stare vicino a voi, madre. E di farvi dimenticare un tenente. Dice che siete innamorata di lui e io non ci posso credere. Io non voglio che papà senta queste cose, se lui... Il nonno non sa quello che dice. Ma sembrava tutto vero. Lo diceva con tanta convinzione. Thank you.
qui. Vi disturbo? No. Volevo scusarmi. Scusarti? Non intendevo farvi inquietare. È stato soltanto uno scherzo. Sono io che dovrei chiedervi scusa. Ho avuto fretta nel giudicarvi. E poi mi sono sentita una sciocca. Non avete colpa. In effetti devo riconoscere che il mio comportamento deve avervi confusa un poco. Sì, mi avete confusa. Ci siete riuscito. Ma da tutto questo ho imparato una cosa molto importante. Lo so. Io posso leggerlo nei vostri occhi. Devo tornare alla carovana. Mio padre mi starà aspettando. Sono scusato, allora. Siete scusato, sì, siete scusato. Però non ne parliamo più. Ci rivedremo un giorno o l'altro. No, non credo. Noi viviamo in mondi troppo diversi. Lo so. E domani? Vi potrò salutare. È meglio lasciare le cose come stanno. E poi questo è già un addio, no? Grazie ancora di tutto. Prima di partire, vai a metterti qualcosa, perché l'aria è molto fresca. A terra. Oh. Milagros! Sbrigati! Che succede? Adesso partiamo! Ah. Bene. Nostro padre... Sarà nel primo carrozzone. Ah, Milagros. Sembra che siano venuti a salutarci. Brava gente quella della tenuta, eh? Pronti, figlioli? Non vedo l'ora di partire. Prima, però, dobbiamo essere davvero tanto cortesi e salutare coloro che ci hanno aiutato. Tu non vieni? No. Sapete che non mi piacciono gli addii. Vi aspetto qui. Come vi avevo promesso ieri, eccomi qui. Non dovevate disturbarvi a venirci a salutare, signora. Voi avete già fatto fin troppo per noi. Bisogna accogliere degnamente gli amici e sapersi accomiatare da loro. E vostro figlio? A Catriel non piacciono molto gli addii. Però vi augura buona fortuna. Ringraziatelo nuovamente. Senza di lui saremo ancora impantanati. Addio, signora.
Bene, noi partiamo. Se capitate a Santa Maria, saremmo onorati se veniste a vederci. È difficile che mi rechi a Santa Maria, ma non mancherà occasione di incontrarci di nuovo. Ne sono sicura. Grazie, signora. A presto, mia cara. Sono proprio delle brave persone. Brave persone. Belle persone. Sale, Milagros, muoviti. Bene, andiamo. Forza, bello mio, forza! Yeah.